Certo, a te. Grazie Elena Petra Calvina. E adesso, professor Mastroianni, che cosa ci dicono questi dati di oggi? Perché evidentemente, insomma, c'è una lievissima flessione, ma ancora la discesa della curva non la vediamo. Professore. Sì, no, i dati ci confermano innanzitutto che ci sono delle zone d'Italia, vedi Piemonte e Lombardia, dove si concentrano il maggior numero di casi e quindi quegli sforzi bisogna continuare assolutamente a mantenere alta l'attenzione e a continuarli. Altro dato positivo, per esempio nel centro Italia, nel Lazio, nella zona di Roma, abbiamo raggiunto dei livelli più bassi dall'inizio dell'epidemia, quindi significa che le misure di isolamento, restrizione e quarantenare stanno dando il loro frutto, però non bisogna abbassare l'attenzione considerando anche la segnalazione di questi casi in Basilicata e Molise. Ecco, quindi è molto importante circoscrivere eventuali nuovi focolai epidemici. Perché il rischio è proprio questo, che si possano creare focolai laddove invece il contagio si sta riducendo. Questa è la curva di oggi documentata dal Financial Times nelle ultime ore, che vorrei vedere, così capiamo se effettivamente c'è questa lieve discesa o meno, se invece l'Italia è ancora stabile. Ecco, come vedete,